Oh, e finalmente è arrivato il momento di parlare di lui, il mio amato iPhone XS Max. Dico amato perché ormai lo ho da ben 3 settimane, tempo sufficiente per capire che sì, lui è un ottimo compagno di lavoro, performante, soprattutto affidabile per chi come me lo usa per più di 8 ore al giorno, attiva lo schermo 170 volte ogni santo giorno e quotidianamente riceve la bellezza di oltre 500 notifiche. Ciò nonostante, come in tutte le cose della vita, non c'è solo amore, ma ci sono anche cose che di lui proprio non mi piacciono. Ed è per questo che quest'anno ho deciso di dividere il video in due e questa volta vi racconterò quindi ciò che proprio non mi convince e in un prossimo video vi racconterò invece cosa apprezzo di questo iPhone XS Max. Ma siccome per me è un esperimento, vi chiedo di lasciare subito un like qui sotto se questa tipologia di racconto vi piace. E detto questo, possiamo iniziare. Andiamo subito al sodo. Questo iPhone si chiama Max perché è il più grande della linea 10S. E questa è anche una delle novità di quest'anno. L'anno scorso ve lo ricordate, no? C'era solo una dimensione, quella di iPhone X, che ha un display da 5,8 pollici. E beh, basta mettere vicino il Max, che di pollici ne ha 6,5, per rendersi conto che è molto più grande. Io non ho la mano grandissima, ma nemmeno piccola. E come vedete, l'utilizzo a una mano è piuttosto difficoltoso. Certo, non voglio stare io qui a scoprire l'acqua calda, ma sono aspetti da considerare. Perché chi magari arriva da un iPhone 8 Plus si abituerà in fretta, ma tutti gli altri devono invece fare una riflessione, così come è giusto farla sul peso. 208 grammi, che nel mio caso con questa magnifica cover in pelle di Apple, che però ne agevola tantissimo la maneggevolezza, beh, diventa anche qualche grammo in più, che alla fine va da sé, si sente sia in mano che nelle tasche dei pantaloni. Ora, se andando verso la stagione invernale il problema si può definire di poco conto, la cosa potrebbe farsi più problematica in estate, dove le tasche sono meno e sono anche generalmente più piccole. Insomma, questa faccenda delle dimensioni è una cosa su cui va fatta una seria riflessione prima dell'acquisto. Ci sono ovviamente dei lati positivi di cui vi parlerò nel prossimo video, ma magari se avete la possibilità fate un salto a un Apple Store e provate con mano entrambe le versioni, così da capire meglio quale può fare al caso vostro. E passiamo al design. Un design immutato rispetto a quello dell'anno scorso, e quindi questo 10S Max si porta dietro uno dei difetti che già aveva iPhone X e che maggiormente mi disturba, cioè questo. La sporgenza della fotocamera, beh, lo vedete, crea questo effetto qualora lo si utilizzi senza la cover. Io l'ho fatto per diversi mesi col 10 e sì, comunque mi rendo conto che probabilmente non c'erano altre soluzioni, ma ad ogni modo non posso assolutamente dire che ciò migliori l'esperienza di utilizzo. Così come non mi piace, e vabbè, questa è una pippa più che altro da pignolo, ma parlo dell'aggiunta di un'antenna qui sotto che ha rotto la simmetria dei fori dedicati allo speaker e al microfono, anche se mi rendo conto che per la maggior parte delle persone sono comunque dettagli di poco conto. Personalmente poi vi dirò, il fatto che il design sia praticamente lo stesso dell'anno scorso non mi ha assolutamente deluso. Si sa che le versioni S di iPhone sono generalmente uguali a quella precedente, e tenendo conto che a me il design di iPhone X nel complesso piaceva e anche molto, e considerato che dagli altri produttori alla fine non si è visto nulla di particolarmente innovativo, direi che iPhone XS è ancora ampiamente al passo e assolutamente attuale a livello di design. Capitolo dotazione. Ecco, se riesco a comprendere la rinuncia all'adattatore jack per le cuffie, perché in confezioni ci sono comunque un paio di auricolari AirPods con connessione Lightning, per chi ama ancora il cavo, mentre per tutti gli altri, insomma, se acquisti un iPhone XS probabilmente ti puoi permettere anche un paio di auricolari wireless, che sono ormai diffusi e disponibili in ogni fascia di prezzo e di qualità, e chi mi segue sa quanto mi piace provarli e utilizzarli nella vita quotidiana, anche se a tutti quelli che me lo chiedono, beh, non ho problemi a dire che per chi ha un iPhone la scelta migliore sono sempre comunque un bel paio di AirPods, alla quale io davvero non so rinunciare. Ma detto questo, rimane invece incomprensibile per me la scelta di mantenere in confezione un adattatore da muro con un'uscita ad 1 solo ampere, che va da sé è molto lento, ora che poi la batteria è ancora più grande e capiente. Insomma, ci vuole parecchio tempo per ricaricare un iPhone XS Max completamente, e visto che è dotato di ricarica veloce, beh, perché non mettere un adattatore compatibile? Credo che al prezzo al quale viene proposto sarebbe stata una coccola che Apple avrebbe potuto fare ai suoi clienti, magari solo a quelli della versione 10S, insomma, per renderlo ancora più esclusivo.
E qui passiamo automaticamente al capitolo prezzo. Ma mi fermo subito perché non parlerò del prezzo di acquisto in senso stretto. Voi sapete bene come la pensi io al riguardo. Il prezzo di un prodotto è dato da tanti fattori, ma è sempre legato alla legge della domanda e dell'offerta. Un prodotto costa una determinata cifra in rapporto a quanto gli acquirenti sono disposti a spendere pur di ottenerlo. Perciò, potremmo discutere anche ore. Per quanto mi riguarda, però, io da parte mia posso dirvi che in 10 anni in cui ho acquistato molti modelli di iPhone non ho mai alla fine avuto la sensazione di aver buttato i miei soldi. E qui mi fermo perché la questione prezzo di cui invece vi parlerò è unicamente in relazione alla differenza tra il modello piccolo e quello max. Sostanzialmente ci sono 100 euro di differenza da un modello all'altro su qualsiasi taglio di memoria. Quindi bisogna valutare bene se per voi avere un display e una batteria più grande valgono appunto 100 euro di differenza. Per molti probabilmente sì, per molti altri no. E qui chiudo con il capitolo memoria. Ci sono 3 versioni, una da 64, una da 256 e una da 512 GB. E io ancora una volta vi riporterò la mia esperienza personale. Ecco, per me 64 GB sono pochi e 256 sono più di quelli di cui avrei bisogno. Poi per carità, quando li hai li utilizzi, non c'è dubbio, ma non è questo il punto. Il punto è che personalmente trovo che il taglio da 128 GB sarebbe per me l'ideale e purtroppo è l'unico a non essere disponibile. E detto questo, qui finiscono le cose che non mi piacciono di iPhone 10S Max e in un prossimo video vi parlerò invece del perché secondo me vale la pena di sceglierlo rispetto ad un iPhone 10S normale. Ma prima sono ovviamente curioso di leggere che ne pensate qui sotto nei commenti e come sempre vi ricordo di lasciare un like, condividere il video e iscrivervi al canale attivando la campanellina perché per voi è gratis ma per me è un grande aiuto. Grazie da Manuel Agostini e noi ci vediamo per un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube.